Questo programma è offerto da Siciliani, Amadori, Bonduelle, Carni Robes, Dolcetti Balsen, Tutto Gelo, La Ventricina, Spiezia. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Oh, le, 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 le. Kichi 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 ale ale chichi di 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 la di da di da hey kichi 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 ale ale chichi di 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 la di da di da leo chicha te tolpe di 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 la di da di da e changindar mayu che città. Che città, guarda. Che città. Quando noi la amiamo, la veneriamo quando andiamo fuori, perché siamo di qua. Due rapine, tra l'altro una con V, nel giro di pochi minuti. Hanno appicciato la macchina al titolare di una nota pizzeria. Poi hanno fatto un furto. A un'altra pizzeria. Ma come si fa? Operati di pizzeria, quindi è uno che forse ha la pena pizzeria. Il serial killer delle pizzerie sarà. Non lo so. Ci sarà il serial killer. Io quello che dico, se ti vuoi aprire una pizzeria, tu che vai a accendere, dillo. Almeno appicciano i manco, vediamo. Vedi, vieni pure a mangiarci la pizza. Basta che lasci perdere gli altri, insomma, che non è possibile. Che città. Perché noi, cioè, giustamente, già si fanno tanti sacrifici per andare avanti con le attività, io le capisco. Poi ci vanno accendendo pure le macchine, è chiaro che poi dicono basta, già facciamo e chiudiamo, dicono le attività, perché è normale che sia così. Ma dico io, ma che ci vuole qua? Che è da ecco, questa è la cosa, ci vuole mica te. Vogliono le catene. E io su questa catene. Frase, Andrei. Su questa frase sentirei questo signore, che secondo me ne sa sì, più di noi. Andrei a sentire questo signore, vediamo una. Buongiorno. Vero, buongiorno. Buongiorno. Salve. Parlavamo oggi delle rapine che stanno facendo a Foggia, dicevamo ci vuole i catene. Ecco, lei ci può dare una spiegazione tecnica delle catene, ci vuole i catene, cioè ci dica lei. Che cosa ne pensa di questa situazione? Beh, è una situazione non bella, perché anche per noi che veniamo qui, veniamo a fare la spesa, insomma c'è sempre questo pericolo, questa preoccupazione addosso che da un momento all'altro non sai chi entra dentro e ti trovi in una, come è successo a qualche altra persona. Io sto sentendo spesso di questo, secondo me si dovrebbe prendere cioè, si dovrebbe fare una situazione un po' diversa di quella che è adesso, nel senso che sia loro, da parte loro, che sono i gestori, che sia dalla parte dell'ordine pubblico e via di seguito, ci dovrebbe essere un controllo maggiore, non
così spero. All'acqua di rose, dice. All'acqua di rose, perché molte volte si passa e se ne va, perché noi sentiamo sempre rapine. Ma no, mi domandate una cosa che... Non si vive più bene. Io non riesco a capire perché, nonostante comunque stanno aumentando, dicono le forze dell'ordine, il controllo, comunque continuano e aumentano anche le rapine. Questo. Continuano a fare le rapine, ma non lo so perché. Certo, una cosa è certa, che... qualcosa non va, qualcosa non gira. Non gira, perché è vero che manca il lavoro, perché mica è giusto che insomma si deve arrivare a questo punto qua. Io dico che anche noi insomma manca il lavoro per tutti, però ognuno poi se lo inventa il lavoro, mica è giusto che viene rubato. Ma inventare fino a un certo punto, perché diciamo la verità, inventare sì è vero, ma è uscito di moda questo fatto di inventare. Però fatelo che vuoi inventare più quanto un giovane. Ma che cosa devi inventare più? Dico io, devi andare. Ci vuole pure una sicurezza. Vedi adesso, mo, diciamo la verità. Lo Stato mo, non ha nulla a togliere. No, no. Sta parlando sempre di questi gay, quello e quella. Secondo me è una situazione, se è giusta, da rivedere, perché bisogna tenere conto di tutti, rispettare tutti, fare tu. Però secondo me lo metterei un po' da parte. Penserei più insomma se ma c'è tutti i giorni si parla e tu ma ci hanno scocciato, hanno finito prima per un periodo di tempo sempre per quanto riguarda la legge elettorale per mesi, ma hanno finito quello, ma iniziano mai con tutto il rispetto di tutti, ma sono uomini, sono persone come noi, però io ritengo più giusto che pensassi un pochettino alla situazione di adesso, appunto, siamo d'accordo. La situazione di questo lavoro, di questi ragazzi. Ho sentito dire delle ieri. Le pensioni di reversibilità che stanno togliendo. No, ma quello è da rivedere un pochettino, perché se uno in effetti, una persona c'ha un reddito molto alto e c'ha tanti palazzi e ritoccano appena poi da sporchi va bene. Però se muoio io che ho la casa e via di sé e mia moglie non già, come deve vivere? No, ma stiamo scherzando. Grazie mille, le quindi... regaliamo un bicchiere Ferrarini, le regaliamo. Bello. Grazie. Beh, questo è per me. Speranza. È buono, verde speranza. Speriamo io bene. Ripeto, spero che vogliano rivedere questo fatto qua, perché nulla togliere a questa gente, diciamo, pensasse un pochettino al lavoro. Come dicevo prima, che stavo ultimando, non è una cosa bella, quello che hanno detto ieri, che il lavoro è aumentato, secondo me non è così. No, vabbè, sono io tutti... non lo noto proprio. Il fumo negli occhi che non c'è. Sempre qualcosa. Grazie, arrivederci, mille. Buona giornata a lei. Sì. Questo è arugolo? No. Ah, questo è il cavolo? No. Perché si fa con le orecchiette? Ah, e cipi di repa. Ah, una benedetta. Una rapa. E invece questa qua? Che cos'è? È arrapata. Una rapina. Ah, questa è una rapina. Piero, apri gli occhi, Piero. Apri gli occhi. Ma mi veniva spontaneo. Oh, mi veniva spontaneo. Sono troppo simpatico. Che poi stamattina stiamo facendo, visto a me il contrario, che stai facendo un giornalista, visto che stanno andando. E lui sta facendo il co. Giornalista. Che parola è? Non conosco. Giornalista. Questo è il bello nostro. Lo sta. Che ci interscambiamo, Piero. Che oggi ha portato una cosa fantastica. Ah, oggi è vero, c'è un... Lazzaro, vieni fuori. Alzati e cane. Lazzaro è il difensore del Foggia. Sì. Maurizio Lazzaro. Maurizio Lazzaro. Guardate che ha portato qua. Sta arrivando, signori, perché Paolo, noi... No? Oh! Leonardo, eccolo qua. Forza guarda. Foggia. Eccolo qua. Sei pronto per Lecce? Pronto? Certo, certo. Vai. No, da lontano, devo lavorare. Deve lavorare. Sceglielo, dite voi, con permesso, a disposizione. Licenziano tutti quanti, me, te, rischi di non fare la partita a Lecce. Infatti, salutiamo il Sound System. Hanno lanciato questo questa su Facebook sfida a Pio e Amedeo, che hanno risposto col 4-0 della sfida ai leccesi che ci seguono. Ma guarda, che io dicevo, facciamo così, salutiamoli come li abbiamo salutati all'andata. Ciao. Ciao. No, io volevo dire una cosa, che anche che loro, la società, ha messo i biglietti a 1 euro e mo saranno 20-30 mila. Comunque noi siamo i satanelli, non mettete paura a nessuno, sempre forza Foggia, cuore rosso nero. No, sì, no.
Esatto. Diciamo una cosa. Dovete fare la botta a Lecce, prima di. A Lecce stanno insultando perché ci sono dunque i 12.000 spettatori. Un euro. Noi sì. Lo facciamo sempre praticamente. Ma noi l'amministrazione pagando il biglietto oppure con la prevendita. Problemi non ne abbiamo. Se lo mettono un euro a Foggia. Ma parlare lo pigliano come opinionista sportivo. Ma se lo mettono un euro a Foggia, ci vanno tre zaccherici. Devono mettere altre tre imbianti, quindi fare 7-8 anelli come minimo. Comunque self-control, speriamo che la mettiamo. C'è l'accento di questo ragazzo che è di Bolzano, mi sembra. Di Bolzano, sì, sì, nativo di Zurigo. Di Zurigo. Bergamo Alta, se non sbaglio. Grazie, come grazie sempre, gentilissimo. Buona giornata. Eccoci qua, abbiamo quindi. Lo staff di tutto lo staff è qui pronto. Salutiamoli, eccoli qua, guardateli. Ciao ragazzi. Luciano è sempre bello. Luciano è bello. Glielo facciamo? Luciano, sei sempre bello? Glielo facciamo? Dai, insieme, dai. 3, 2, è bello. Luciano è bello. Luciano è bello, Luciano è bello, Luciano è bello. Non fraintendiamo, non infraintendiamo. Diciamo proprio Luciano vero. Ah, cioè. Apriamo gli occhi tutti quanti, Luciano per piacere. Luciano, sì, gli sì. Occhi, attenzione. Allora, oggi. Oh, e vabbè, vabbè. Oggi è tutto. Andiamo, andiamo. Vediamo se anche questo signore ti fa per il Foggia. Sì, vediamo. Buongiorno. Buongiorno. Lei anche ti fa per il Foggia? Sanse è vero. Sansevero, ma forza Foggia. Per Sansevero? Sì. Ah, per Foggia no. No, io abito a Sansevero. Aspetta, quindi. Posso dire una cosa? Tu sei di Benevento? Io con te non ci voglio parlare. No, no, cioè, no, Benevento. Di dove sei? Di dove sei? Mali. Mali? Sì. Bellissimo. Bel posto. Sì. Oh, e dal Mali a Foggia, come ti trovi? Meglio il Mali o meglio il Foggia? Meglio di Foggia. Meglio Foggia. Foggia. Meglio Foggia. Ma per combattere il Mali ci vuole il Beni? Sì. Sì. Sì, è vero, è vero. Ti possiamo regalare un bicchiere? Abbiamo un bicchiere per te. Un bicchiere per te. De Speranza, regalo. Dillo in malese. Nella tua lingua. Mali, ciao, Anci. Anci. Anci sarebbe. Ciao. Cioè, quando. Com'è? Grazie. No, com'è? Grazie. In Mali, come si dice? Anci. Salute. Invece, salute. Invece noi salutiamo. Anci, possiamo salutare, loro dicono Anci, noi diciamo Ambi. Perché esatto. Ambiamo andare in Serie B praticamente. Anci, Ambi quest'anno. Cioè, stiamo ambi. Cercando di salire. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Buona giornata. Ci sapete, avrà detto chi sono. No, Ancino si può dire. Sì, oggi Piero sta in forma. Perché? Sto in forma. Vi dico anche il perché. Sto incinto più che in forma. Perché oggi è venerdì. Sì. E domani c'è una cosa importante. C'è una gara domani. Sì. È vero? Che gara c'hai? Che gara. Una gara di uccelli. Ah. Sì, siamo tutti quanti. Andiamo tutti in no. Andiamo a vedere. Andiamo a regalare un bicchiere a questa signora. Sì. Buongiorno. Buongiorno signora. Un bicchiere? Sì, un regalo. Come si trova a Foggia? Lei di dov'è? Non sono di Foggia. Dov'è? Di Cerignola. Ah, di Cerignola, città della bella di Cerignola. Ecco. È vero? Sì, è bella Cerignola. Anche Cerignola, ma pure la bella di Cerignola, no? Sono le olive. Le olive. Le olive. Le gustose, grandi. Ma c'è tutto a Cerignola, c'è di tutto. A Cerignola c'è anche quella bella chiesa, sì. No? Il Duomo. Il Duomo, il Duomo. Poi c'è la Terra Vecchia, il Borgo Antico, c'è tutto. Il Piano delle Fosse, insomma. E la gente. La gente è uguale, c'è di è uguale tra l'altro. Però diciamo come mangiare tutto. Si mangia bene. Si mangia bene. È vero, è vero. Quindi andate a Cerignola. Diciamo, allora, facciamo un appello in Cerignolano però, perché noi quando vediamo sì, la provincia vogliamo che si faccia in Cerignolano. Però in Cerignolano. Allora, venite a Cerignola che si mangia buono. Oh. C'è tutto, la buona pasta. Diciamo, ma mi sono un po'. Qual è il piatto tipico di Cerignola? La pizza sette spoglie. La pizza e poi il pasto sono. Orecchiette con le cime di rape. Orecchiette, quelle famose che abbiamo visto. Io dico una cosa: se non venite, che go? Questo lo dico io. È vero. E se non ci vengono, vuol dire che non capiscono niente. Appunto. Appunto. Salute, abbiamo tante sale ricevimenti dove lavoriamo a Cerignola, perché noi facciamo i matrimoni, quindi siamo a Cerignola su Torre 4, Torre Giulia, ex Torre 4, perché adesso è Oasi sì, di Clare, ce ne sono tante. Poi c'è Torre Giulia, poi c'è la Venere. Ce ne sono tantissime, si lavora bene. Metra. Si lavora davvero benissimo in quelle zone. Io saluto. Cerignola sono un sacco di cose belle, è vero. Cioè, sanno anche i pezzi delle macchine, ma quelli sono da tutte le parti, ma quelli sono da tutte le parti. Dappertutto, quindi sul cibo e sulla culinaria andate a Cerignola. Dai, ragazzi, buona giornata. Grazie, grazie. Hanno ragione. Cioè, è un paese bello, Cerignola.
Poi è grande, sì. è grande, il nostro cameraman stava scappando con i cerignolani. Ormai ha fatto amicizia. Oh, buongiorno, regaliamo un bicchiere a questo signore. Cioè, allora, regaliamo bicchiere. Di dove sei? Where are you from? Di dove sei? Sì, sì, e questo è felice. È felice di questo. Regaliamo un bicchiere a questa signora. Buongiorno, le regaliamo un bicchiere. Perché così? Perché ci piace? Non si paga. No, non si è gratis. Di dov'è lei? Di dov'è? Come? Di dov'è? Io non ho capito. Di dove sei? Nazionalità. Ucraina. Oh, ah, Ucraina, perfetto. Saluta tutti gli ucraini che sono a Foggia. Non gliene frega niente gli ucraini che stanno a Foggia. Niente. Vabbè, li salutiamo noi tutti gli ucraini che sono a Foggia. Che si chiameranno? Olga, Svetlana. Poi nome? Oksana. Poi altri nomi ucraini? Anna Olga, Oksa. Svetlana. Sì. Oksana. Natalia. Oh, vabbè, a posto. Ok, quindi questi sono. Viva l'Ucraina, viva Kiev. Viva Kiev. Mi ricordo quando andavamo a giocare con la Coppa dei Campioni, nemicava sì, sempre. Mi ricordo anch'io. La Dinamo. Con la Dinamo Kiev. Regaliamo un ultimo bicchiere. Regaliamo un altro bicchiere a questa signora. Signora, buongiorno. Buongiorno. Per lei un regalo. Non lo vuole, neanche regalato. Poi regalo, ripensaci, te lo regalo. Signora, vuole un bicchiere? Ci ha ripensato. No. Ah, lo vuole? Vieni qua, vieni. Ripensaci. Prendi il bicchiere, è gratis. Vieni qua. Pensaci, ripensaci. Regalo. Prima di dirmi io, saluta. Di ciao. Ciao. Di dove sei? India, nazionalità. Bangladesh, dove sei? Macedonia. Che Macedonia? Arancia, mela. La Macedonia dico. A questo punto oggi abbiamo tante nazioni. Abbiamo tutto. Qua via Isonzo abbiamo tutto. Abbiamo una Macedonia di persone. Sì, perché a via Isonzo, diciamoci la verità, trovi di tutto, ma non trovo uno foggiano. È vero, tu sei foggiano, scusa, sei foggiano tu? No, di dove sei? Io di Lucera. Di Lucera. Allora si dice ia. Io Santo Mario. Se tu esci fuori a via Isonzo, questo lo voglio dire. È la terra di nessuno. Sì, cioè se volete imparare le lingue inutili che andate a scuola, vedete qua, mi dicono tutti, Maceda, Mali, San Severo, Cerignolo. Tutto, io imparo le parole lingue, quando vengo qua imparo tutte le nazionalità, quando vengo a parcheggiare, sì, parlo in arabo, cioè, poi di cristiano, perché il parcheggiatore si arriva. Se alla stazione, non ti rispondo. Va, dicono. Mamma mia, no, ok, beh, oh, voglio, la settimana è finita. Buon fine settimana e forza Foggia. Sempre forza Foggia. Thank you.
rigore. C'è chi un giorno ha tanto sofferto e allora ha detto io parto.